quindi non si può definire proprio completamente elaborato lì. Lo produce ancora, ma lo porta altrove. Mentre invece fino a 2 anni fa lo produceva e lo stagionava. Il grana padano e la caciotta invece provengono da un altro caseificio, sempre del parco ovviamente, dal comune di Torre Pallavicina, in provincia di Cremona. Bergamo, scusate, proprio lì sul confine, in provincia di Bergamo, dove peraltro andremo fra esattamente alle 14, perché alle 14 dobbiamo scappare da qui e andare a Calcio, dove c'è la città dei murales. Il grana padano e la caciotta, quindi caseificio sociale di Torre Pallavicina. È particolare la caciotta? La caciotta non ha nulla di particolare, se non perché è elaborata all'interno del parco. Tipicità. Mentre invece per quanto riguarda il gorgonzola, ve l'avevo già detto, la mortadella vi ho già detto qual è la peculiarità, di questo salame in particolare vi ho già detto qual è la peculiarità, ma visto che adesso ci ha ospitato e non ha ancora parlato finora, bisogna che parli il padrone di casa. Velocemente, siete benvenuti, questa è la mia azienda agricola, io coltivo cereali qui in questa azienda agricola nel Parco Fiume Olio, in questa ancia, abbiamo sempre da generazioni coltivato cereali, da qualche anno abbiamo trasformato questi cereali in agroalimentari, quindi siamo partiti con il nostro martificio, abbiamo anche il lupo, lo vedete lì vicino, dei tralci molto alti, e con questo marchio, con questo lupo facciamo una birra agricola. Okay? E con altri cereali facciamo dell'agroalimentare, quali farine di polenta, orzi, frumento e farro. Okay. Questi sono con questi prodotti. Quindi in questo sito ho fatto un'accoglienza qui, che è un negozio con un po' di ripetitura di turismo, e dopo c'è il laboratorio produttivo nel quale c'è la produzione della birra e la manifestazione delle bottiglie e delle celle. Ecco, quindi dire che a Brescia non esistono produttori di birra agricola è falso, proprio perché uno ce l'abbiamo qua in carne ed ossa. Se fossi stato io soprattutto carne e poche ossa, invece lui è proprio bilanciato. Quante bottiglie producete per adesso? Adesso siamo con una piccola produzione, poche migliaia, appena partiremo il regime con questo impianto dovremmo essere sulla produzione di medio artigianale. Grazie.